Uno dei primi film che ho visto al cinema è stata La storia infinita. Avevo circa 6 anni. È diventato uno dei miei film preferiti e negli anni successivi l'ho visto molte volte e ho chiesto anche in regalo il libro. Anche se onestamente io avevo chiesto il libro con Laurin in copertina e non il libro che mi è arrivato, che però è stato molto interessante. Ma parafrasando Michelangelo, questa è un'altra storia e ne parleremo un'altra volta. Anche se non credo che parleremo mai dei miei traumi infantili, o magari sì. Quindi, man mano che crescevo e man mano che vedevo ogni tanto questo film, scoprivo dei significati nascosti, ma mi sono portata avanti un dubbio per moltissimo tempo, ovvero quale fosse l'aspetto terrificante della seconda porta dell'Oracolo del Sud. Se avete visto il film, l'Oracolo del Sud ha due porte. La seconda porta è uno specchio. Viene presentato come qualcosa di spaventoso, perché chi si riflette vede il vero se stesso. Anche Atreyu minimizza e dice che sarà mai. E per tanto tempo ha pensato, e che sarà mai? Ecco, secondo me questo percorso di ricerca del proprio stile comincia proprio guardando in quello specchio. Comincia un po' facendosi quella domanda, chi sono io? E non accontentandosi che a rispondere sia l'immagine che abbiamo di noi stessi, l'immagine che hanno gli altri di noi stessi. Spesso parlando con delle persone oppure leggendo articoli che parlano proprio del proprio stile artistico, leggo un po' sempre e sento da queste persone un po' la stessa cosa, di partire da ciò che ci piace. E quando sento questo, la mia faccia è sempre un po' così. Personalmente mi piacciono molte cose che sono anche molto lontane dal mio stile. Quando mi piace il lavoro di un altro artista è perché quella persona ha toccato col suo modo di essere qualcosa di me. Ma io non sono un puzzle composto da tanti piccoli pezzi di altre persone che mi piacciono. Ecco, quindi secondo me, come secondo consiglio, è quello un po' di allontanarsi da se stessi, che è come guardare in questo specchio, e portare in superficie quello che non ci aspettiamo di noi.